Presentato a Martinsicuro il progetto di collegamento ciclo-pedonale sul fiume Tronto, un elemento infrastrutturale di connessione tra le piste ciclabili dei territori della Regione Marche e della Regione Abruzzo. Il collegamento ciclo-pedonale e i percorsi ciclabili a questo connessi sono parte della ciclovia adriatica, quale itinerario cicloturistico interregionale della lunghezza di circa 1100 km, fiancheggiante la costa adriatica. Il progetto definitivo è stato presentato, ora passa in conferenza dei servizi, dopo il provveditorato alle opere pubbliche, dopo l'approvazione verrà fatto il progetto esecutivo, 30 giorni previsti dal momento dell'approvazione in conferenza dei servizi e poi con la successiva validazione del provveditorato credo che entro l'anno finalmente la Regione Marche sarà in grado di poter andare a gara. Quello che voglio sottolineare è che questo ponte lungamente atteso e sempre fortemente voluto dalle due regioni non è stato mai messo in discussione, si è solo dovuto attendere che per ragioni che tutti conoscono e che solo chi vuole strumentalizzare fa finta di ignorare, cioè l'aumento dei prezzi, quindi la necessità di riadeguare il quadro economico, c'è stato qualche mese di più rispetto alle iniziali previsioni, ma il lavoro costante di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Abruzzo è sempre andato avanti e oggi stiamo presentando i frutti di questo lavoro. La realizzazione dell'infrastruttura ciclabile, il cui costo è di circa 3,5 milioni di euro, consentirà il collegamento attraverso il fiume Tronto dei tronconi delle ciclabili litoranee sulle due sponde del fiume e di conseguenza il collegamento dei territori del comune di Martinsicuro e San Benedetto del Tronto. La realizzazione di questo ponte è anche il congiungimento di una competizione, di una sfida di crescita turistica che dobbiamo compiere come sistema regionale e del centro Italia. Le regioni sempre più vicine e sempre anche congiunte da una sfida che è quello del rilancio e la competitività di un sistema socio-economico infrastrutturale necessario e questa infrastruttura ne è un esempio. Esclusi la burocrazia, credo che potrà vedere la luce veramente il cantiere nei prossimi mesi, sicuramente i tempi ormai sono quasi certi, con tutte le scaramanzie che bisogna utilizzare nella pubblica amministrazione, però credo che potremo vedere fisicamente l'opera veramente a breve.